When I wake up in the morning, I see nothing. A Trevi l'autunno è sinonimo di eccellenze, dal sedano nero alla salsiccia, passando per le castagne fino ad arrivare all'olio, il Borgo Umbro celebra proprio in questo periodo alcuni dei suoi beni più preziosi, quelli prodotti dalla terra. Re della tavola dello scorso fine settimana il pregiato ortaggio trevano, a cui è dedicata la sagra del sedano nero e della salsiccia, giunta alla 52esima edizione, e una mostra mercato che ha visto esposte anche altre eccellenze della tradizione locale. Per noi è un orgoglio, il sedano nero di Trevi è un presidio slow food e quindi teniamo molto a questo prodotto proprio originario, autoctono di Trevi. Non solo sapori con gli eventi della Pro Trevi, ma anche rievocazione e tradizione con quelli dell'ente Palio dei Terzieri, che ha proposto le scene di vita medievale. Una rievocazione storica organizzata dall'ente Palio che dà la possibilità a tutti i cittadini di poter tornare indietro nel tempo, nel periodo medievale, quindi riscoprire i vari mestieri medievali e quindi proprio un vero e proprio scorcio di vita. Dopo il sedano e la salsiccia, un'altra bontà autunnale avrà il proprio weekend di eventi. Interamente dedicato alla castagnata, quindi ci sarà le degustazioni delle castagne di Trevi, altro prodotto tipico del nostro territorio, con possibilità anche la prossima settimana di degustare altri prodotti tipici che non sono solamente il sedano e la salsiccia, ma andiamo anche con le lenticchie e vellutate. Al di fuori di queste manifestazioni enogastronomiche è possibile anche entrare all'interno della città di Trevi e trovarsi il mercatino delle pulce, il mercatino dell'antiquariato, un mercatino che oramai è diventato abitué ogni quarta domenica del mese. E poi sabato pomeriggio alla corte dell'imperatore con i giochi di abilità e strategia per ragazzi e la staffetta dei terzieri promossi dall'ente Palio e il concerto La macchina del tempo della Corale Musiche di Roma. Per la proposta di teatro al Clitunno, sia sabato che domenica alle 21, il musical de Il fantasma dell'opera diretto dal maestro Lorenzo Dionigi. Si chiude così l'ottobre trevano, ma proseguono gli appuntamenti d'autunno con festival dal 29 ottobre al 1 novembre. Lanceremo il nostro olio nuovo con festival alla 10ª edizione e in questa occasione faremo l'abbinamento sedano e olio, perché le qualità del sedano verranno esaltate con l'olio nuovo e l'olio nuovo era ben degustato col sedano, e quindi è un abbinamento molto importante per il nostro territorio e per i nostri produttori di olio, che anche quest'anno c'è qualche piccola difficoltà per quanto riguarda la produzione, però siamo sicuri che anche se poco, ma la qualità è altissima.